Questo programma è offerto da Qualcuno vuole vederci chiaro. Si è discusso tanto ed è stato tema principale di polemiche e accuse negli ultimi mesi. Adesso il Piano Giovani Sicilia finisce in procura. Il procuratore aggiunto Dino Petralia lavorerà per far luce sugli incarichi affidati per la creazione del piano, un'indagine a tutto campo che si aggiungerà a quella avviata dalla Corte dei Conti per accertare eventuali danni erariali. Il piano giovani tornerà anche ad essere discusso all'ARS in una riunione programmata per martedì prossimo, in cui il presidente della quinta commissione, Marcello Greco, ha accolto la richiesta di convocare una seduta per analizzare i fatti e apprendere appieno le singole responsabilità sul piano, che avrebbe dovuto coinvolgere 2000 siciliani con stage retribuiti, ma che si è trasformato in un grande flop. Non si placa la furia della criminalità nel capoluogo. Una giovane turista straniera di 22 anni è stata vittima dell'ennesimo borseggiatore. La giovane stava passeggiando tranquillamente sul lungomare della borgata marinara di Mondello, quando improvvisamente è stata fatta cadere a terra da un balordo che durante l'aggressione ha tentato di portarle via la borsa. Le urla della vittima, fortunatamente, hanno attirato una volante della polizia, che ha raggiunto immediatamente la donna e ha arrestato il rapinatore, un incensurato originario di Brancaccio. Ma le violenze in città sono ormai all'ordine del giorno. Sempre la polizia in questi giorni è riuscita a sventare uno scippo ai danni di un anziano. Insomma, nonostante le vacanze, Palermo non cessa di stare al passo con gli atti di criminalità. I carabinieri hanno tratto in arresto per il reato di estorsione Alessio Marciante, classe 79. L'uomo è stato sorpreso in via Matrice subito dopo essersi fatto consegnare da un giovane invalido la somma in contanti di 10 euro, come avveniva quotidianamente dal 2010. Martedì 19, però, il giovane invalido, recatosi presso gli uffici della stazione carabinieri di Trabia, aveva denunciato i soprusi e le violenze che ormai pativa da anni, con la minaccia di subire percosse, legnate, bastonate, come letteralmente riferiva alla sua vittima e come del resto lo stesso aveva dato prova di essere in grado di fare, visto che in passato aveva anche aggredito e malmenato la sua vittima, costringendola a recarsi in ospedale per le cure del caso. Atteso ciò, i militari della stazione carabinieri di Trabia hanno organizzato un mirato servizio al fine di cogliere l'autore dell'estorsione in flagranza del reato. Col passaggio del denaro dalla vittima all'estorsore, i militari sono subito intervenuti ed Alessio Marciante si trova adesso agli arresti domiciliari. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. Fu
furti e atti vandalici al Teatro Mediterraneo occupato. Il teatro ha ospitato negli ultimi 8 mesi decine di spettacoli teatrali e musicali, una zona che era riservata alla cultura. A fare la spiacevole scoperta sono stati i lavoratori dello spettacolo e gli artisti che ieri si sono recati nel capannone 1 dell'ex Fiera del Mediterraneo. Qualcuno, frantumando i vetri di un'entrata laterale, è riuscito ad introdursi all'interno del capannone rubando un cavo trifase che collegava l'impianto elettrico del teatro al contatore Enel che forniva l'energia per le attività del teatro. Sono inoltre stati trafugati altri materiali, quali luci, fari e attrezzature di scena necessarie allo svolgimento degli spettacoli. Il valore dei beni trafugati supera i 2.000 euro, un danno consistente perché coloro che in questi mesi hanno contribuito alla buona riuscita delle attività adesso si trovano senza la materia prima per proseguire. Ma gli organizzatori del Teatro Mediterraneo non mollano. Fanno sapere ai cittadini e alla moltitudine di gente che ha partecipato e sostenuto gli spettacoli del Teatro Mediterraneo Aperto che le iniziative in qualche modo riprenderanno a settembre con più vigore e più passione di prima. Continuano i controlli in quel di Monreale per cercare di arginare quanto più possibile la criminalità. Così, nel corso dell'ennesimo servizio finalizzato alla repressione dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Monreale hanno tratto in arresto il giovane Jembali Sef, 23 anni, già noto per i suoi precedenti, perché sorpreso a cedere uno spinello ad una giovane acquirente. Durante la perquisizione, Sef è stato inoltre trovato in possesso di altri 2 grammi di hashish. Dopo le formalità di rito, il giovane pusher è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della citazione diretta. Dopo di questa, il ragazzo ha patteggiato la pena e pagato una multa di 1.000 euro. Il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, ha indetto per oggi, venerdì 22 agosto 2014, una conferenza stampa per la presentazione del nuovo piano di raccolta dei rifiuti, che coinvolgerà l'intera città. Alla conferenza, che si terrà in aula giunta a Palazzo Butera alle ore 18, saranno presenti lo stesso primo cittadino, l'assessore ai lavori pubblici Fabio Atanasio e la dirigente del settore Laura Picciurro. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici. Ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego,
Canale 8, in collaborazione con ACAS, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutte le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo. Prima manifestazione teatrale dell'estate ficarazzese, che ha visto ieri sera in scena la commedia teatrale Lo Zio Canonico, messa in atto dall'associazione Hauser presso piazza Giovanni Paolo II. Personaggio costantemente sulla scena, lo zio canonico, con il quale il protagonista dialoga, si confida, si confronta e si sfoga. La vicenda dell'eredità, contesa dai tre nipoti, dal ruvido zio, si intreccia con una serie di storie parallele. I debiti di Favazza con il padrone di casa, l'amore della figlia di lui col cugino a cui la madre si oppone sperando di avere un barone come genero, adeguato ad una famiglia arricchita come la loro. La commedia risulta piacevolissima per la densità della sceneggiatura, per le battute che provocano ilarità e per il ritmo serrato dei dialoghi. Buona anche l'affluenza da parte del pubblico, ma più che la rappresentazione teatrale a fare il vero spettacolo sono stati alcuni dei cittadini presenti. Sedie occupate inutilmente e bullismo per accaparrarsi il posto in prima fila. Commenti sgarbati e occhiatacci ai protagonisti indiscussi della serata. Inciviltà e poca abitudine alla convivenza comune che hanno macchiato una calda serata di mezz'estate. Autosystem, in collaborazione con il comune di Cefalù, presenta la carovana Volkswagen Autosystem nella tappa tra una delle più belle località turistiche della provincia di Palermo. A farla da padrone sarà proprio la casa automobilistica tedesca. Quella di oggi sarà un'occasione per conoscere da vicino il gruppo Volkswagen, che grazie alla sua carovana promozionale animerà la città ospitante con attività di intrattenimento lungo le vie principali e le spiagge attraverso la distribuzione di gadget e materiale promozionale. E dopo il pomeriggio, speso tra le vie e le spiagge del comune Madonita, arriverà una serata ricca di ospiti che preannuncia sorprese e tanto divertimento. La serata con stellata di ospiti vedrà la presenza di Ernesto Maria Ponte, Antonio Pandolfo, Giovanni Nanfa, la musica live della Lab Orchestra diretta da Antonio Zarcone, con la partecipazione straordinaria di Massimo Minutella e Mario Incudine. Musica, cabaret e tanti premi dunque per trascorrere l'estate insieme ad Autosystem, concessionaria Volkswagen, nelle principali piazze del palermitano, all'insegna del divertimento. Quella di Cefalù è la penultima tappa del tour, che prevederà la sesta e conclusiva sosta a Mondello il 28 agosto, ma per stasera il divertimento sarà a Cefalù, all'Arena Daphne, a partire dalle 22 con ingresso libero. Il 23 e 24 agosto a Collesano sarà in programma il dedicato a Giacinto Gargano, che rende omaggio alla memoria di una persona speciale che si è spenta nel giugno 2013. Gargano è stato l'ideatore e il conservatore del Museo Targa Flori, ospitato nel cuore del comune Madonita. Inimitabile cultore delle corse, Gargano si è distinto per la grande passione, la sincerità, l'eleganza e la bellezza d'animo. Un galantuomo d'altri tempi, voleva bene alla gente ed era ricambiato. Per la Sicilia, per Collesano e per i motori, sua grandissima passione ha dato tanto e grazie a questo evento si proverà ad omaggiare la sua memoria. Il suo profilo sarà tracciato da chi lo ha conosciuto da vicino. Di lui parleranno fra i tanti anche Mauro Forghieri e Nino Vaccarella, autentici miti dell'automobilismo. All'appello anche altri nomi prestigiosi, in una cornice decorata dalla presenza di alcune rosse. Momento clou del 24 agosto sarà l'inaugurazione del pannello in maiolica a lui dedicato. Infine sarà possibile visitare il museo, nato nel 2004, in cui al suo interno trovano spazio la prima targa Florio in oro e smalto, realizzata nel 1906 dalla Lick, i trofei in bronzo vinti da Vaccarella e Pucci, nonché fotografie, manifesti, libri, tute, caschi, modelli e la statua in bronzo di Don Vincenzo Florio, fondatore dell'eroica sfida.
Questo programma è stato offerto da sito numero 1 in Italia, il meteo.it. Previsioni per venerdì 22 agosto 2014. Tempo che migliora gradualmente anche al nord, con piogge localizzate e sole prevalente al centro-sud. Ma ecco il dettaglio: al nord nubi insistono sui settori alpini e prealpini, con possibilità di rovesci anche alternati a schiarite. Nubi innocue in Emilia Romagna. In serata qualche piovasco anche sulle coste venete e friulane. Al centro nubi sparse, più organizzate, un cielo anche parzialmente coperto sulla Toscana, Nord Umbria e Marche, ma senza particolari fenomeni associati, bel tempo soleggiato sul resto delle regioni ed in Sardegna. Raggiungiamo le regioni meridionali, dove il tempo sarà molto buono, il caldo in diminuzione e il sole che dominerà tutte le zone. I venti soffiano debolmente da direzioni variabili su tutti i bacini. Temperature previste minime in calo al sud, stazionarie altrove, comunque comprese tra i 17 e i 24 gradi su tutta Italia. Durante il giorno prevediamo 23 e 28 gradi al nord, tra i 27 e i 32 gradi al centro e 29 e 35 gradi al sud. Amici, l'aggiornamento termina qui. Un fine settimana prevalentemente soleggiato, ma ancora qualche pioggia. Dove? Per scoprirlo visita il meteo.it, ma diffida dalle brutte imitazioni. Ciao! Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 22 agosto, si ricorda la beata Maria Vergine Regina. Il nome Maria deriva dall'ebraico Miriam. Tra le ipotesi sul suo significato, le più accreditate sono amata e amore. Dice il proverbio: cocomeri, peperoni e pomi vogliono solo vini buoni. Sono nati oggi Claude Debussy, Henri Cartier-Bresson, Silva Coscina. Il 22 agosto 1864 nasce una delle più importanti istituzioni mondiali di aiuto e soccorso, la Croce Rossa Internazionale. Nel 1968 Papa Paolo VI arriva a Bogotà, in Colombia, è la prima visita di un Papa in America Latina. Infine, il 22 agosto 2009 viene vinta la cifra più alta in assoluto della storia del Superenalotto di tutte le lotterie italiane. Si tratta di 147 milioni di euro vinti da una singola persona con una schedina da 2 euro. Oliver Solms ha detto: una volta che la mente di un uomo si è espansa grazie a una nuova idea, non tornerà mai più alle sue dimensioni originarie. Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Venerdì 22 agosto. Ariete, uno scoppiettio di avvenimenti imprevisti movimenta la giornata, ma può darsi che una scossa un po' eccessiva non risulti del tutto innocua. La luna ostile per tutto il giorno gioca un ruolo antipatico, ma diventerà amichevole dal dopocena. Toro, giornata piacevolmente affaccendata tra visite inattese e lunghe chiacchierate che fanno volare il tempo. Qualche turbamento in serata. Se viaggiate all'estero sfruttando la padronanza linguistica, di fronte a un disguido ve la cavate a meraviglia. Gemelli, luna indifferente per tutto il giorno, ma in ogni caso utile a tutelare i vostri risparmi, inducendovi a rinunciare ad un acquisto effimero. Ripresa in serata quando l'astro d'argento diventa complice, regalandovi piacevoli extra sulla pista da ballo. Cancro, insofferenti all'idea delle ferie che volgono alla fine, oggi decidete di poltrire a letto fino a tardi, con tanto di giornale e colazione sul comodino.
Complice la luna nel segno, ve la prendete davvero comoda, evitando orari e programmi come la peste. Leone, la giornata è solo una fase preparatoria, non mancano proposte e richieste, ma invece di attirarvi, indugiate, pensando ai fatti vostri. Esploit in serata, quando la luna entra finalmente nel vostro segno, regalandovi vivacità, carisma e belle emozioni. Vergine, giornata serena grazie al sestile lunare. In più, con Mercurio nel segno, trovate il punto di equilibrio tra svago, cultura e vita sociale. Se siete già rientrati in città nelle ore libere, concedetevi una passeggiata o una pedalata nel verde. Bilancia, la giornata comincia in salita, più per il vostro nervosismo che per gli eventi che dovrete affrontare. Recupererete il buon umore in serata. Evitate di trascorrere le ore libere in solitudine. In compagnia degli amici anche lo shopping è più divertente. Scorpione, il transito della luna durante questa giornata ha l'effetto di rendervi acuti e intuitivi. Troverete il modo di ottenere velocemente quello che desiderate. Cercate però di concludere prima che faccia buio, perché in serata la luna diventa ostile. Sagittario, i problemi non sono del tutto risolti, ma il consueto ottimismo vi sostiene. Non disdegnate i consigli di chi può aiutarvi a non sbagliare direzione. Prima di lanciarvi in qualsiasi iniziativa, riflettete bene sull'impegno che potrebbe comportare. Capricorno, è probabile qualche momento di tensione durante la giornata.